E allora, annunzio Vobis, terza puntata. Abemus Buonasera. Papam. Non l'abbiamo il Papa, lo teniamo Buonasera. Francesco, siamo in Santa Pace di Gesù Cristo. Nunzio Vitolo, buonasera. Di che cosa vogliamo parlare oggi? Non lo so, Spaziamo. dai tu il tema, dai. Allora, prima ne stavamo parlando a telecamere spente, le goliardate degli sport che Vabbè, ma facevate. le goliardate, quando si era giovani a quell'epoca, era sempre lo sport, guarda, i famosi battesimi, il taglio di capelli, io ho dei capelli anche mi Ce manca fa, l'avevi, capito? c'era lì, c'era in treno addirittura, io lo subì con gli allievi della Rari, del rugby no, ma per la pallanuoto sì, ne ho subito un paio, perché una volta cantammo solo la squadra di l'altra volta insieme agli juniores, e là beccammo io, Recano, Fiorino e Peppe D'Angelo. C'erano Sante Marsili, D'Angelo, Chiosi, quindi Stammi a sentire, i a nonni. Napoli abbiamo attualmente una buonissima squadra di calcio, una squadra di pallacanestro che fatica a riprendersi, spuntano ad andare ai playoff, però sarà abbastanza difficile, e poco altro, onestamente. Il rugby come siamo messi? So che, Guarda, allora annunciamo agli amici che presto avremo il presidente. Diego Dorazzo dell'Amatori Rugby Napoli, che è stato anche mio Scorrerà una ex. rubrica dove parliamo di rugby. Esatto. È stato anche il mio ex compagno di squadra e Diego ha fatto un bellissimo lavoro insieme al papà, campione d'Italia della grande Partenope, che era Raffaele Dorazzo, grande terzaliga nazionale per giunta. Cioè, questa è una cosa bella per creare questa panoramica per far scoprire, come dicevo già la prima puntata, così con la puntata zero, di parlare anche degli altri sport e di capire perché c'è questa crisi e se qualcosa viene fuori. Che cosa si sta costruendo? In questo caso l'Amatori Rugby Napoli con Dorazio e tutti e tanti che collaborano. Oggi è una società molto solida, forte, è una società che parte dalla base, perché hanno forti squadre giovanili, c'ha un rugby femminile, poi i tecnici sono ex giocatori Riusciremo a Napoli a preparati. prendere la leadership su Benevento? Il Benevento la farà padrone d'arte nel rugby Non campano. più, io credo che non più. Io penso che io, mi permetto di dire, anche gli amici benevento fanno parte della campagna, io mi auguro che Benevento, Napoli possano essere un giorno, diciamo, dei punti di riferimento nazionale per i rugby, se si parte dal basso. Io credo, perché conosco, so il lavoro che sta facendo l'Amatori, che prima di tutto ha creato un club tipo inglese, quindi proprio del rugby, di partecipazione, di familiarità, di vita. Del centro sportivo Village Rugby dell'ex Senato di Bagnoli. E quindi se si parte in questo senso, se il discorso che dissi l'altra volta, si parte dal basso, consolidando le strutture, quindi la solidarietà delle fondamenta, io penso che un giorno possiamo arrivare anche ad avere qualche traguardo. Certamente non si può dire tra un anno, tra 2 anni, cominciamo a portare in A la squadra, poi Senti, vedremo. in Italia il rugby ha un buon seguito in televisione, soprattutto quando ci stanno poi le partite del Sei Nazioni, no? Ma Lasciamo perdere la partita contro la guardi, nuova, con gli All no, Black vabbè, di. lascia stare questa cosa così, perché in effetti di questo fatto sulla nazionale italiana penso che si è Ah, scusa, investito fare una cosa. molto. Perché in Italia si gioca in alcune località del Veneto, all'Aquila e in pochissime altre regioni? Allora ti posso dire che il rugby si gioca in Sicilia, che la tradizione di Catania Amatori sarà sempre, Catania. ma non solo Amatori, c'è la Fiamma, c'è il Cus Catania, poi ci sono altre squadre, il Messina, il Gran Messina è tanti anni, è sempre, però certamente oggi con la crisi economica eccetera non ci sono dei grossi finanziatori, perché sai, alle volte c'è, cioè, quanto non tirano nel punto di vista, sai, di pubblico, di situazioni, e si parla in Italia sempre di calcio e solo calcio, automaticamente Si parla non del calcio perché interessa alla gente il calcio, quindi è. E vabbè, ma bisogna tu parlare. guarda, però c'è un fatto, che alla gente interessa il calcio, però se tu oggi incominci a creare un grande movimento rugbistico a livello nazionale, come si sta creando, dalla base eccetera, tu No, puoi io vedo costruire proprio che qualche il cosa, rugby ma che in questo va. televisione fa discreti ascolti, il rugby è uno Ma sport molto. allora, ma a parte il fatto che io mi auguro che tutti gli altri sport, ma io penso il calcio solo perché gli altri sport,
non è che succeda un po' quello che avviene con il calcio, possa veramente prendere come modello la struttura sportiva e comportamentale del pubblico di Red Bull. Perché è una cosa bellissima. Non voglio dire andare a Milano, a Roma a vedere la nazionale. Io ho avuto la possibilità di vedere, abbiamo visto qua Italia-Inghilterra ha giocato sul campo del CUS Napoli che vinse l'Italia, che non era Il l'Italia campo del vinse CUS nazionale, Napoli dove al sta? Cavalleggeri. Sì. Ma l'Albricci è aperto attualmente? No, Bricci sì, ci sta la partita perché ha anche un bel movimento sportivo con ex giocatori e quindi stanno portando avanti un certo discorso anche i giovanili, ci sono altre squadre in provincia, c'è un bel movimento grazie a tutti gli ex giocatori perché poi il problema sono sempre presenti coloro i quali hanno giocato e col cuore perché è un ambiente più sano, c'è la grande amicizia. È uno sport che trasmette valori, è uno sport che coinvolge anche le famiglie. Quindi su questo è un fatto importante, insomma. Io credo che il calcio, dal punto di vista comportamentale, come pubblico, debba Poi il prendere. calcio Io ho ha visto la partita con gli inglesi a fianco, qui al Cusumano, quindi ti lascio immaginare. Quindi. altre dinamiche. Il calcio è la riproposizione di quelle che erano un tempo le guerre. Ci sono gli eserciti alle spalle, quindi Però scusa Liberato, io qua ti voglio veramente interrompere molto scostumatamente, però questo devi finire. ah, su questo non ci Perché proviamo. non Visto quello che è sono, successo a perché Buenos fermati Aires un attimo, sabato sera. perché queste non sono delle Lo guerre so che nel non sono senso delle guerre, fatto di però guerre, ma ci sono delle sono delle guerre. infiltrazioni all'interno di soggetti che mettono in moto Il delle calcio, determinate cose e oltretutto non mi piace. a differenza di altri sport in cui si va più per vedere lo spettacolo, il calcio c'è una forte identificazione con la squadra, molto spesso territoriale. Ma Questo. guarda, se allora facciamo un'altra analisi, va bene? Lanciamo una forma di ragionamento. Io voglio ammettere che queste guerre c'erano una volta, dove c'era uno sport un po' più puro, va bene? Quindi c'era un fatto di campanilismo, due città si scontravano, si vinceva e potevano accadere Guarda, delle guarda che situazioni. la rivalità ormai non è tra le squadre, ma è tra le È tifoserie. questo che sto Con dicendo, le scusami squadre un non attimo. c'entra Ma la niente. situazione, chiedo scusa, a parte le squadre non se ne fregano proprio, No, se ne prende gli attori principali, quelli là del sono campo. d'accordo con Quindi te. lasciamo stare questo. Allora parliamo del fatto sport. Allora andiamo con un attimo di ragionamento. Io sono tifoso del Napoli malato, ripeto sempre come l'altra volta, come te. Va bene, oggi questo calcio, e io ti svelo perché lo seguo, perché se io. Con quello che sta accadendo, con quello che si sente, il calcio scommesso e altre situazioni, a questo punto, quando due squadre scendono in campo, in questo caso scende il Napoli con un'altra squadra, cioè io posso pensare che ci sia qualcosa di poco chiaro sotto. Perché c'è il problema Calcio delle scommesse. Ma chiedo scusa, c'è il scommesse. problema, il mio ragionamento sarà sbagliato, c'è il problema delle scommesse. Oltretutto, questo fatto delle cosiddette tifoserie nei numeri limitati. Negli spazi, nelle aree dello Stato, ripeto, nei numeri limitati dei lati, dei settori, automaticamente fa la guerriglia. Domanda, per l'amor di Dio, saranno tanti malati del Napoli, ma che c'ha zitto? Voglio capire. Cioè, è una guerriglia. Allora, il problema di una guerriglia, chi la porti sullo stadio, danneggi la squadra, danneggi l'immagine. Allora, Allora, che questo, cosa si da quanti crea? anni non ci sono in Italia incidenti negli stadi? Gli incidenti ormai sono solo fuori dagli stadi. Allora, scusa, allora vanno allo stadio per fare la guerriglia. Non, neanche vanno allo No, stadio per allora non fare vanno a la... fare lo stadio. Vanno allo stadio per scontrare...